siamo al momento nella striscia di Gaza. La striscia di Gaza è sull'orlo di una crisi umanitaria senza precedenti. Al momento si contano almeno 1 milione di persone sfollate. Le Nazioni Unite hanno adibito delle scuole come rifugi, ma sono dei luoghi tutt'altro che sicuri, con delle condizioni igieniche e sanitarie al limite della dignità umana, senza acqua potabile, senza elettricità, senza cibo, senza medicinali. Jacopo Intini è un cooperante italiano. Al momento si trova nel sud della striscia di Gaza. Siamo riusciti a contattarlo in uno dei rari momenti in cui c'è elettricità. Ci sono circa 59 strutture sanitarie, tra cui ospedali e cliniche, che sono state danneggiate. La mancanza di medicinali e anche di elettricità non permette alle strutture sanitarie di poter operare a pieno regime. Non possono effettuare anestesie, interventi di emergenza. Gli aiuti umanitari che sono entrati negli ultimi giorni non risultano essere ancora sufficienti per rispondere al fabbisogno di tutta la striscia. Abbiamo circa 1 milione di persone in estrema difficoltà. La mancanza di carburante è anche una questione non secondaria. Questo non può garantire l'operatività dei soccorsi e delle operazioni umanitarie di supporto alla popolazione civile. Si parla nella striscia di Gaza di circa 4.600 vittime, di cui si contano circa 3.000 persone, bambini e donne. Ci sono anche 1.400 persone ancora disperse, di cui 720 bambini.